Domenica 10 marzo 2013 vi parlo dalla chiesa di Sant'Anzano a Dofana, una frazione del comune di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, dove da pochi minuti si è conclusa una lunga manifestazione iniziata questa mattina. Accanto a me ci sono la dottoressa Giovanna Maria Carli, storica e critica d'arte ben conosciuta dai nostri telespettatori, un altro volto conosciuto all'altro mio lato, quello del maestro Renzo Regoli. Entrambi li abbiamo visti qualche mese fa tenere una mostra al maestro Regoli e presentarla ai nostri telespettatori a Vico Pisano, nelle antiche carceri del paese, della località in provincia di Pisa. Ma Renzo Regoli lo seguiamo da anni grazie a GioArte, la galleria dell'anfiteatro a Lucca e in tante altre manifestazioni. Oggi siamo venuti proprio nel territorio dove lui abitualmente vive ed ha anche contatti artistici importanti. Grazie a questi contatti è nata questa giornata, che ora magari vorrei che la dottoressa Carli riepilogasse ai nostri telespettatori. Poi abbiamo anche dei contributi realizzati, raccolti nel corso della giornata, che fra qualche minuto vi proporrà la nostra regia. Allora, com'è nata questa manifestazione? Intanto diciamo che questa manifestazione si colloca all'interno della festa della quarta domenica di Quaresima, manifestazione promossa dalla Compagnia Laicale di Sant'Anzano. Sì, innanzitutto un doveroso ringraziamento a Chiara Macucci, che è l'anima di questa festa, insieme a Sestine Fantozzi e della Compagnia Laicale Sant'Anzano a Dofana. 14ª edizione, un evento dietro l'altro, perché è concorso di pittura, concorso di pittura. Doppio, sì, perché a tema è estemporaneo. Sì, la vita come dono di Dio, il tema della Compagnia Laicale, poi un'estemporanea, quindi pittori in plein air, vinta da Renzo Regoli tra l'altro, e poi c'è stato anche la presentazione di un gruppo di lavoro che si è consolidato in questi 10 anni, che mi vedono appunto presiedere questa giuria, è il gruppo Toscana Creativa, che spero collaborerà con l'associazione culturale del dottor Borghini, come sta già iniziando a fare, e questo gruppo è formato da artisti, non solo pittori, sono artisti un po' a tutto campo che vivono il territorio, influenzati da questi paesaggi meravigliosi e stupendi, sembra che abbiano preso le mosse da Ambrogio Lorenzetti e dal suo buon governo, perché molti di loro disegnano appunto questi paesaggi e hanno colori questi spunti dalle crete senesi, e quindi non solo, poi bagliori di luce eccetera, un gruppo che mi ha coinvolto e che mi ha proposto, non quest'anno ma gli anni passati, e cerchiamo di realizzarla poi quest'anno, una pubblicazione sull'esempio appunto delle pubblicazioni curate da me in Consiglio regionale della Toscana. Infatti ho questo volume che ricorda insomma i 3 volumi, la trilogia che uscì al tempo per la collezione del Consiglio regionale. Quindi un evento negli eventi, tra cui sottolineo anche la premiazione alla carriera del maestro Mario Madiai, capofila del progetto Nuovi Talenti è sicuramente Renzo Regoli, e passo la parola a lui molto volentieri. Ecco, Renzo nel corso del pomeriggio con il nostro cameraman Roberto Cinatti ha realizzato, perché la serata, lo ricordiamo, si sta concludendo in questo momento, siamo vicini alle ore 20, ma è iniziata di prima mattina. Nel corso della giornata Renzo Regoli con il nostro regista Roberto Cinatti ha presentato, diciamo, i componenti, magari lanciamo il servizio così i telespettatori sanno cosa vedranno fra qualche secondo. Cosa vedranno? Vedranno delle zoomate, dei particolari, delle opere di questo gruppo di artisti, alcuni miei allievi, molti miei amici, che comunque insieme coloriamo, in questo caso, questa manifestazione, questa festa da anni. Ma nel territorio siamo presenti spesso in moltissime iniziative, come ho spiegato anche in una parte di intervista precedentemente, e diciamo siamo apprezzati proprio per la freschezza, la gioia che portiamo, e anche una ventata di cultura. E dipingere porta le persone che ci osservano, non solo dipingere ma anche le opere, a ragionare, a confrontarsi magari con pensieri o cose che
in altri casi uno non sentirebbe. Allora, se sei d'accordo, Renzo, passiamo la linea alla regia per questi contributi realizzati nel pomeriggio. A seguire, dopo l'intervento di Renzo Regoli, ci sarà anche un altro intervento della dottoressa Giovanna Maria Carli realizzato nel pomeriggio. Poi riprenderemo la linea dalla chiesa di Sant'Anzano per la conclusione del servizio, il cui clou riguarda proprio la premiazione di un grande maestro contemporaneo, qual è il maestro Mario Madiai, che oggi ha ricevuto per mani dell'assessore del comune Castelnuovo Berardin la medaglia d'argento realizzata da un grande medagliista quale è stato Bino Bini, conferitagli dal Consiglio regionale della Toscana. Ed è con questo entusiasmo che vogliamo credere che Siena possa ripartire anche da questo, dal coraggio di persone nuove, di persone giovani, in particolare di artisti che credono in quello che fanno. Si costituisce oggi, ma ha avuto un iter di 10 anni, un gruppo che si chiama Toscana Creativa, un gruppo di persone che credono veramente in quello che fanno. Sono quasi tutti alle mie spalle, sono tantissimi e partecipano al primo progetto, che è un progetto editoriale che prenderà il nome di questo gruppo, Toscana Creativa. Si tratterà di un volume affascinante che ci porterà all'interno delle loro botteghe, all'interno dei loro atelier, all'interno delle loro vite, nel connubio arte-vita, sempre più inscindibile e sempre più importante. Sono tanti, ve li leggo tutti a questo punto, dovrete avere pazienza, sarò velocissima. Renzo Regoli, maestro, è colui che mi ha aiutato nella ricerca di questi talenti, Miranda Capello, Monica Giovannoni, Dania Verrocchietti, grazie a Bruni, Giuliana Falciani, Anna Maria Baratta, Tina Bonecchi, Achillea Spaccazocchi Bianchi, Miriam Vidali, Uzzavo Maria Grazia Costantini, Luigi Ghezzi, Alice Ciappi, Laura Delle Monache, Paolo Morandi, Anna Garuglieri, Marta Venturi, Daniela Pagni, Susanna Deiana, Sonia Pelosi, Giuseppina Stella Lamenza, Gabriella Carli, Patrizia Lorenzetti, Elina Ottaviani, Nadia Pescioni, Carla Cavalloro, Alex Fragapane, Cristina Casini, Riccardo Pucci, Antonella Silvietti, Laura Lazzeretti, Jessica Corsi, Anna Morandi, Enzo Attinello, Carlo Bruchi e vediamo se abbiamo scordato qualcuno, Sandra Sembianti. Chi volesse partecipare a questo progetto editoriale può scrivere a me, giovannamcarli@alice.it, mettersi in contatto con Renzo Regoli per la prima uscita, un volume affascinante, un viaggio nelle terre di Siena attraverso l'arte. Toscana Creativa nasce oggi e speriamo abbia lunga vita. Dietro di me alcuni dei protagonisti. Cosa aggiungere? Diciamo che siamo molti entusiasti, ci divertiamo a dipingere, riunirci, imparare le tecniche, imparare ad esprimere la nostra creatività. Frequentiamo mostre di paese, eventi culturali, mercatini, fino addirittura, dov'è Riccardo? Vieni Riccardo, fino addirittura a volte dipingere in serata in discoteca, vero? Sì, si dipinge, si fa delle performance in locali pubblici, su musica, ultimamente si è fatta con Renzo e con altri, insomma su musica anni 80, c'era il presidente Riccardo Cioni, quindi si fa attività di intrattenimento e anche performance di un certo livello, insomma. Perfetto, e beh, cos'altro aggiungere? Noi lo facciamo con entusiasmo perché vogliamo far gioire la gente delle nostre opere, delle nostre creazioni e comunque far riflettere, portare sempre una ventata nuova di ispirazione e positività.
Bene, riprendiamo la linea dall'interno della chiesa di Sant'Anzano a Dofana. Prima di concludere, anzi prima di ripassare nuovamente la linea alla regia per il clou della manifestazione, cioè il conferimento della medaglia d'argento del Consiglio regionale della Toscana a Mario Madiai, un saluto, un arrivederci anche l'anno prossimo, certo, per questa manifestazione, ma arrivederci a prossimi impegni espositivi con il maestro Renzo Regoli. Solo per dire, vabbè, ringraziamenti sono già stati fatti, ma comunque ringraziamenti a tutto il comitato e alla festa che da anni aiuta, 14 anni, da 14 anni aiuta noi artisti. Io voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno aderito, artisti, allievi, amici, a questa iniziativa, perché essere in tanti fa sempre piacere, gioia, ho visto molta gente felice, non solo... Un momento d'aggregazione importante, sì, non solo artistica, perché quindi, come vedranno i nostri telespettatori dalle immagini, c'era anche, nonostante la giornata non ideale per una manifestazione en plein air, c'era tanto pubblico. Perfetto, quindi diciamo, spero che negli eventi successivi saremo 40, 50, 60, sempre di più e sempre con più qualità. Bene, mentre la dottoressa Carli ci ha anticipato i progetti culturali della neonata associazione, un gruppo che... Con la tua associazione. E anche con altre, perché... Con altre. Sì. Ai contributi di anche altre espressioni, certo, artistiche. Perché no? Chi vorrà collegarsi con voi, magari degli artisti che cercano di aggregarsi o dei gruppi che cercano degli interscambi, come vi possono contattare? Sì, allora in zona tramite Renzo Regoli, molto conosciuto e non ci sono problemi, se no tramite mail, lascio anche la personale, non ci sono problemi, giovannamcarli@lice.it. Dunque, ora passo nuovamente la linea alla regia per la premiazione al maestro Renzo Regoli, che ha vinto il primo premio per la sezione pittura estemporanea, a seguire conclusione del servizio con la premiazione di Mario Madiani. Allora, buonasera a tutti e porto i saluti del Consiglio regionale della Toscana e del dottor Alberto Monaci, presidente del Consiglio regionale stesso. Grazie alla compagnia laicale, il sodalizio con il Consiglio regionale è sempre più stretto e ci permette di individuare artisti talentuosi, artisti storici della Toscana. È la volta di Mario Madiai, un artista che mi ha particolarmente colpito per le sue doti di mistero, per quell'aura di mistero che riesce a infondere nei suoi quadri. Ho conosciuto un maestro a cui il maestro Madiai è molto legato, Carlo Mattioli, l'ho conosciuto attraverso vari artisti, oggi lo approfondisco anche grazie alle opere di Madiai. Sono della stessa sostanza perché aleggiano in queste opere. Vi ricordate le sinopie del Museo delle Sinopie di Pisa, dove ci sono appunto l'idea di questi artisti medievali che hanno saputo far grande, il Trionfo della Morte ad esempio, opere sempiterne. Opere che vanno, come tutte le opere storiche, tenute di gran conto e artisti come Mattioli, come Madiai, sanno fare questo, eternano la loro idea, ma usano la pittura non solo come scandaglio culturale, ma come scandaglio della realtà. Quindi come grande messaggio alla fine da trasferire al pubblico, come grande medium di comunicazione, usano la pittura per far riaffiorare le tracce del tempo. La pittura di Madiai è una pittura apparentemente delle piccole cose, è una pittura veramente densa di mistero e di significato profondo. Io considero Madiai un informale, molti critici che mi hanno preceduto lo considerano un cantore della realtà. Non sono del tutto d'accordo con questa chiave interpretativa, sicuramente è godibilissimo agli occhi e all'intelletto. E se è vero che l'arte
sì, a parte salverà il mondo e tutto ciò che abbiamo sentito in questi ultimi tempi, non solo da filosofi famosi ma anche da politici o anche da critici d'arte, sicuramente l'arte, questo l'ha detto invece un artista, Joseph Kuntz, che non amo particolarmente ma in questo è stato geniale, forse in altre puntate così estetiche, ha detto che l'arte serve per suscitare l'arte negli occhi della persona che vede l'arte, dicendo che ognuno di noi è un artista nel suo intimo io. E quindi questo premio non può che andare a Madiai per questa capacità di farci sentire tutti un po' artisti quando guardiamo le sue opere. Grazie maestro per la magia che sa infondere nelle opere d'arte e vorrei che fosse con me l'istituzione, il comune appunto di Castelnuovo Bearardenga, rappresentato qui dall'assessore, e vorrei che fosse l'assessore a questo punto a dare la medaglia. Resta che ringraziare e essere accolto in questo bello spazio, naturalmente poi questo tipo di manifestazioni con questi premi non danno altro che incoraggiamento a cercare di migliorarsi, che questo deve essere sempre dentro di noi, di guardare continuamente quelli intanto più bravi di noi che possono suggerirci e qualcosa per migliorarci continuamente, e questo almeno nel mio modo di lavorare perseguo sempre questo, cioè il tentativo di migliorarmi e di guardare quelli più bravi di me, ma non per copiarli, per riuscire a prendere qualcosa che mi può servire per andare avanti nel mio lavoro. Ringrazio tutti dell'accoglienza, del premio naturalmente. Verrò, io passo spesso da queste parti perché ho frequentato la Val d'Orcia, il Chianti, ho fatto tutta la mostra sui paesaggi della Val d'Orcia a San Quirico d'Orcia, a Palazzo Chigi Saracini, che era tutta dedicata proprio al paesaggio della Val d'Orcia, che è un paesaggio bellissimo che mi ha incantato. Fin da giovane, fin da ragazzo lo frequentavo. Quindi sono passato spesso davanti a questa struttura. Mi ha sempre incuriosito e finalmente ho avuto l'occasione di vederla da vicino. Grazie e buona serata a tutti. Thank you.